Giuseppe Gervasi, è l'autore appunto del libro che viene presentato questa sera. Come nasce l'idea di scrivere queste poesie? Guarda, è un momento particolare dove si legge poco e soprattutto c'è bisogno di istantaneità. Quindi è arrivato il momento che i poeti, gli scrittori e chi vuole fare cultura sia rapido e veloce, si adatti un po' ai tempi invece che criticare. È il momento di far cogliere nell'aria la poesia e ritornare alla poesia, ritornare all'emozione, ritornare a quell'attimo che effettivamente ci dà la possibilità di capire quali siano i valori più importanti. E la poesia è questo. Chiaro che questo libro non è una poesia dedicata all'amore, l'amore è sottinteso perché l'amore è tutto, però è soprattutto una poesia di denuncia morale e sociale. E questa denuncia che all'inizio può apparire quasi una denuncia che cade nel vuoto, come dice Natale Pace della Prefazione, dice ahimè il grido dei poeti potrebbe essere non ascoltato, ma io credo che guardandomi attorno e soprattutto capendo nelle ultime presentazioni e anche stasera, visto la presenza di tante persone, che io credo che c'è assolutamente bisogno di poesia e c'è assolutamente bisogno di emozione in un momento in cui si pensa troppo alla superficialità e si trascura un po' la sostanza delle cose. Le poesie sono tante e toccano diverse tematiche, quindi sono un input al lettore, danno un input per riflettere, alla riflessione di diversi argomenti. E c'è qualche poesia che ti affascina di più delle altre? Guarda, è difficile per uno che scrive scegliere qualcosa, però è chiaro che la prima poesia, Perfetto e Imperfetto, rappresenta la società attuale. Una società attuale che vuole apparire perfetta, ma che invece poggia esclusivamente sulle imperfezioni. Io credo che tutti noi siamo al tempo stesso perfetti e imperfetti, però è chiaro che l'imperfezione deve prendere il sopravvento, perché una società che poggia sulla perfezione è una società falsa. Quindi ci vuole una via di mezzo, esaltare quelle che sono le imperfezioni delle persone perché rendono l'individuo autentico e soprattutto esaltare la fragilità e considerare l'imperfezione quasi un valore in più e non un valore in meno. C'è un messaggio che vuoi esternare attraverso questo libro? Che non sia l'ultimo, che non sia l'ultimo è il titolo, è una speranza, che non sia l'ultimo bacio, che non sia l'ultimo abbraccio, che non sia l'ultimo libro, che non sia l'ultimo sogno, è un inno alla speranza e questo è il messaggio che intendo lasciare. Poi è chiaro che non ricordo perfettamente tutto il contenuto della di quello che si scrive, perché accade questo, lo leggiamo una volta e poi lo doniamo al mondo, perché come diceva Troisi nel postino, la poesia non è di chi la scrive ma è di chi gli serve. Che non sia l'ultimo è l'opera di poesia, una raccolta di poesie di Giuseppe Gervasi che viene presentato questa sera alla libreria Non ci resta che leggere, nell'ambito appunto delle iniziative estive della libreria sulla lettura di libri. Io sono con la presidente del Soroptimisti Club di Soverato che ha organizzato questa iniziativa, la presentazione di questo libro, è la presidente Vittoria Mandari, che ci dice come mai, perché la presentazione di questo libro. Perché noi intanto questo mese di luglio l'abbiamo dedicato a due incontri per presentare dei libri di autori calabresi del nostro territorio. E la cosa bella è che Giuseppe l'abbiamo conosciuto qualche tempo fa e subito ci ha colpito il suo animo gentile, la persona profonda veramente. Allora vogliamo regalare la città di Soverato e quindi permettere a tutti di poter usufruire di questa sua verve che è molto molto particolare. Quindi ci sarà un altro appuntamento? Sì, sarà per la fine di luglio, poi metteremo in campo anche diciamo noi delle locandine ed è una donna questa volta, una donna sempre della nostra terra che praticamente presenterà un testo, un libro proprio inedito perché è uscito da poco sulle donne e i costumi nelle varie di Cassiodoro, quindi è un saggio abbastanza particolare.